Ciao a te, bentornato su Persona 4 Golden. Il video scorso ho aperto il frigorifero, cosa che non voglio mai più rifare. Visto che andiamo su in camera e leggiamo un libretto. Ovvero le 100 storie spettrali. Leggiamo le 100 storie spettrali. Decidi di continuare a leggere 100 storie spettrali, il libro continua 100 storie inspiegabili tramandate fin dai tempi antichi. Contiene. Durante la lettura ti sembra di conoscerne già una buona parte. Va bene, leggiamo un'altra volta. Torniamo a scuola, devo soltanto aspettare che Reese si riprenda e ci vorranno un bel po' di giorni. Oh, moroca! Vedete di non perdere la bussola solo perché una qualche idol svampita è tornata in città. Mi riferisco a Reese, cari miei idioti poco informati. Non fa che spettacoli di varietà e pubblicità cretina. Che utilità ha dar fiato alla bocca per una mezza demente il cui unico talento è mostrarsi in programma per deficienti? Io ti voglio bene, moroca. Quest'aula sembra proprio zeppa di studenti senza un briciolo di identità, o sbaglio? Perché diamine fate quella faccia? Alza le chiappe, Narukami. Ma perché io? Rispondi a questa, cos'è l'identità? L'individualità? Hai detto la risposta che ritenevi corretta. Ah, vedo che ti sei portato avanti con le letture, sapientone. Beh, meno male. Poco male, è esatto. L'identità è l'individualità. E l'individualità è la sensazione di essere autentici e genuini, stronzi. Chi tiene la propria identità non prenderebbe mai in simpatia un idol. Voi mocciosi immaturi costruite la vostra imitando gli idoli che amate. Ma dubito che coloro che imitano gli altri posseggano un'identità propria. Hai dato la risposta esatta in mezzo agli insulti di Moroka? La tua statistica di conoscenza è aumentata. Ok. Grazie tante, Moroka. Oh, signore, mister popolarità. Yosuke, da quanto tempo? Amico mio, compagno, fratello, ti amo. Sei libero oggi, vero? Vero? Per passare la giornata con io, decidi dopo, vaffanculo. Stare scherzando. Ho disilluso. Beh, però pensaci, ti prego, ti aspetterò dopo le lezioni. Ma che hai? Rilassati, Yosuke. Oh, signore, un altro. Yukiko! Yukun. Beh, ok, ecco, oggi, se hai tempo, se non hai da fare, dimmelo, ok? Ciao. Yukiko sembra molto nervosa. Interessante. Mister Popolarità ha fatto centro. Bene. Adesso devo sempre riprendere il mio distribuire regali a destra e a sinistra per Inaba. Aspettando che Risa si riprenda, questa frase sarà estremamente ricorrente. Bene, ciao. Hai consegnato la croce storta. Wow, è fantastica, davvero perfetta. In segno di ringraziamento posso darti solo questo. Hai ricevuto un guento per tre. Ok. Grazie mille. Edificio laboratorio ora. Secondo piano, ricordo. Era di qua. Direi un mocio. Vuoi un mocio? Proprio quello che ti serve. Vediamo, in cambio portami un Yai Katana. Ho bisogno di qualcos'altro? Oh mio Dio. Vuole un mocio in cambio di un Yai Katana. Va bene, qui la studentessa. Sì. Hai consegnato la tavola riflettente. È davvero lei? No, non sto dubitando di te. È che fatico a crederci. Vado subito a casa a provarla. Ecco, per il disturbo. Una polvere d'anima. Scusami, ma te che vai in giro con la polvere d'anima? Bene. Però mi piace sta cosina della katana. E infatti, per risolverla, guardate qui,
Vi ricordate le 10 robine dorate che ho preso nel palazzo di Yukiko? Forza, fatica, sangue, sudore e lacrime. Ma nonna. Dai cara. Dai Dara. Vendiamo. Dove siete voi? Tessuto d'oro. Ti vendo. E non ho preso niente. Dove sei? Va, comunque, ti prendo lo stesso, eh? No, non la voglio acquistare. Yai Katana l'ho presa. Ma maledetto, cioè praticamente ce l'avevi già nel negozio. Bene, ho il mocio. Perché ho il mocio? Perché c'era l'altra quest del tizio che voleva che io entrassi nel club delle pulizie. Andiamo al liceo Yasogami. Madonna, che fatica però. No, di qua. Madonna, sta telecamera che fastidiosa. Bene. Hola Yai Katana, sei felice? Ma è Yai Katana, è fantastico, è leggero, è facile da maneggiare, ma te che vuoi? Ti prego, ti supplico. Scambiamola. È scambiato per un mocio. Ok, adesso ho un mocio. Ho un mocio, sì. Bene. Edificio principale, primo piano. Perché? Guarda chi c'è, è il fratello di Saki. Oh, Yukon, ti serve qualcosa? Voglio parlarti. Ancora, sei proprio stupido, insistente, cos'è? I membri dell'Associazione Studentesca per la Salute sono pregati di recarsi subito in infermeria. Sì, i membri dell'Associazione Studentesca per la Salute, eh? Andiamo. No, grazie, vado per conto mio. Sei stato respinto senza mezzi termini. Ehi, sei Yukun, giusto? Un insegnante ha detto che hai preso il posto di un membro assente del Comitato per la Salute. Devi andare anche tu. Io te l'ho detto, ok? Ti conviene andare se non vuoi essere sospeso. Te qua sospendono facilmente. Ti hanno incastrato di nuovo. Devo restituire degli appunti, ti raggiungo dopo. Inizia ad andare. A quanto pare anche oggi fai parte dell'Associazione Studentesca per la Salute. Sei andato di corso in infermeria? Ok. Ti hanno coinvolto anche oggi. Parli loro del tuo reclutamento nell'Associazione Studentesca per la Salute. Sei serio? Sul serio? Beh, siamo ancora a corto di personale, quindi ti sono grata. Vorrei davvero non essere qui oggi, che cavolo. Metà della gente parla di appuntamenti e roba simile. E dobbiamo occuparci pure dell'inventario? Che palle. Certo che Konishi è fortunato. Ho sentito che è autorizzato a non fare i compiti. Sarà vero? Ma che cavolo, non è giusto. Parlano tutti del fratello di Saki Konishi. Rimproverali. Tranquillo, non importa. DJ, ti odio. Perché hai messo questa musichetta drammatica? Scusate, non volevo rovinare l'atmosfera. Oh, ok, torniamo al lavoro. È entrato e se n'è andato. Sei sopravvissuto alla strana giornata di lavoro con l'Associazione Studentesca per la Salute? A quanto pare. Ma gioia mia, ma perché? Il fratello di Saki Konishi è ancora qui. Oh. Hi. Ciao. Non sei ancora tornato a casa? Non volevo andarmene mentre gli altri stavano ancora lavorando. Mi sembrava di. De che? Oh, hai la manica sporca. È colpa dell'inventario, eh? Scusa, avrei dovuto dare una mano. Usa questo.
ti offre un fazzoletto carino. Ecco, vedi, non importa. Starò qui ancora un po', quindi ci vediamo. Ok. Hai salutato il fratello di Saki Konishi e sei tornato a casa. Detto che è strana sta roba. Welcome E in back. effetti mi dispiace tantissimo. E dai che devo coltivare le verze. Hai aperto il frigo? C'è un contorno del Junes. Vuoi mangiarlo? Ah sì. Il sapore è proprio quello che ti aspettavi. Tutto qua? Bene, persona, ierofante, dimmi che ce l'ho, ti prego, ti scongiuro. Ce l'ho, meno male. Unicorno. Doji, ma come stai? Sto sfogliando con interesse le pagine del giornale. Pensi di chiedergli della madre di Nanako? Con il tuo livello attuale di dialettica dovresti riuscire a fargli raccontare qualcosa. Benone. A quanto pare serviva un livello apposito di dialettica. Passa il tempo con Dojima. Uragano di stelline. Sembra che Dojima stia guardando qualcosa. Stia cercando qualcosa. Eppure era qui. Dannati ragazzini. Non gli insegnano più ad archiviare i documenti come si deve. Sorry. Oh, scusa, non parlavo di te. Ah, beh. Posso darti una mano? Magari mi piace questa risposta. No. No, è tutto ok, non preoccuparti. Dojima sorride in modo forzato. Cercavo un vecchio articolo di giornale. Era molto rovinato, così ho fatto una copia, ma è come se fosse scomparsa. C'è un caso per cui non abbiamo ancora nessun sospettato. Visto che non ci sono nuovi sviluppi, potrebbero chiederlo a dare priorità ad altri casi. Potrebbero chiuderlo e dare priorità ad altri casi. Ma non posso permetterlo. Non esiste. Dojima ha un'espressione tormentata. Non è il momento ideale per fare domande riguardo. Nanako. Papà. What's wrong? Qualcosa non va? Ho mal di pancia. Oh merda. Oh merda. Panico, panico. Hai mangiato qualcosa di strano? Mi fa malissimo sotto lo stomaco. Che cosa? Chiamo il dott. No, aspetta, ci siamo già passati. È la stessa cosa dell'altra volta? Non lo so. Man. La medicina che avevamo usato è. Maledizione, chi è che chiama a quest'ora di sera? Parla Dojima. Che succede? Una lettera sigillata per me? Da parte di Ichihara-san? Quando è arrivata? L'hai dimenticato? Sto arrivando. Devo andare, la medicina dovrebbe essere nella cassetta del pronto soccorso. Te la fido. Cioè, la bambina sta morendo tra rantoli e lui se ne va. Dojima se n'è andato. Hai dato la medicina a Nanako e l'hai fatta andare a letto. Qualche ora dopo. Dojima è tornata a casa. Sembra di cattivo umore. Yu, sei ancora sveglio? È tardi, vai a dormire. Ma Nanako. Ma Nanako, infatti, è morta. Sta zitto, non è il momento. Sorry. No, scusami, è una cosa personale. Dojima sembra mortificato. Come sta, Nanako? Sta dormendo? Bene. Thanks. Sei stato di grande aiuto. Sembra che Dojima porti con sé un grande fardello. Cosa nasconde dentro il suo cuore? Un barattolo enorme di cattiveria e rabbia repressa. Senti che il tuo legame con Dojima si è rafforzato ulteriormente, ma se ti ha preso a sberla in faccia. Bene, livello 5. Affinità sociale, va bene, va bene, va bene. Si è fatto tardi. Vai a nanna. Night. Notte io.
Così, va bene. Augura la buonanotte a Dojima e vai in camera tua. Per oggi le lezioni sono finite, sto aspettando che Rise si riprenda, credo di aver capito. Dunque, andiamo in libreria, che sembra che ci sia nella speranza che ci sia qualcosa di nuovo, penso proprio di sì. Sembra che sia arrivato un nuovo libro, A corto di grana. Mascolinità nell'avversità. Mi interessa l'acquisto. Leggerlo può aumentare la comprensione. Perfetto. Questo lo prendo e lo prendo. Anche se non ho ancora pescato, ma pescherò, non vi preoccupate. Bene. Giusto per completare, affinità sociali, andiamo a dare un'occhiata. Io su che 5, va bene, 7. 2, 5, 5. Adachi al 5. Adachi è uno di quelli che devo alzare al più presto possibile, immantinentemente. Allora, lasciamo l'area commerciale. Andiamo ai grandi magazzini Juness. Parliamo con... Ah, fermi tutti! Va bene, ce l'ho la persona. Annulla. Va bene, mais barriera. Piantina di pomodoro. Perbacco. Sei ancora qui? Beh, se non hai niente da fare, facciamo due chiacchiere. Passiamo il tempo con Adachi. Sei davvero il nipote di Dojima-san? Sei fin troppo simpatico. Adachi sorride maliziosamente. Certo che devi averne di tempo libero. Continua a vederti in giro. Ma in fondo non deve essere così strano per un liceale, goditi la vita finché puoi. Ah, di nuovo a battere la fiacca? This sucks. Non la metterei in questi termini, prendersi una pausa fa parte del lavoro, migliora l'efficienza. Abbiamo tutti bisogno di riposare di tanto in tanto, e oggi quella vecchia non mi ha ancora trovato. No, è qua. Dove eri finito, Toru-chan? This is bad. Oddio, non di nuovo. Mi avrà portato dell'altro nimono. Eccomi, mamma. Oh, hai finito di fare shopping? Ma certo, andiamo a casa. Erano anni che non tornavi. Devo... Oh, ma salve, detective. Toru-chan, lui è Adachi-san. È un detective della polizia. Salve, ho saputo che è stato molto gentile con mia madre. Lui è Toru, mio figlio, è venuto a trovarmi. Beh, in realtà non sono qui per lavoro, tra qualche giorno dovrò partire di nuovo. Quindi non è che la vecchietta l'ha scambiato per suo nipote, semplicemente si era affezionata ad Adachi. Così farei triste questa povera vecchietta, caro, però è bello sapere che sei un grande lavoratore. Toru-chan lavora per una grossa azienda, fa un sacco di viaggi di lavoro all'estero, è così giovane, eppure è già un manager. Dai, mamma. Mamma. Ah, scusate, il figlio, non il nipote. Probabilmente stiamo intralciando il suo lavoro. Andiamo a casa, ok? Li senti ancora parlare mentre si allontanano? Ti preparo il tuo piatto preferito, il nimono. Fantastico, ricordati che la radice di loto mi piace un po' dura. Ma certo, caro. Le voci svaniscono in lontananza. Se Guess it doesn't have to be me. non altro, oggi non tocca a me. Allora è lui quello vero, non mi somiglia per niente. Non abbiamo neanche la stessa età, mi sa che l'unica cosa che abbiamo in comune è il nome. Affinché ci sarà lui da queste parti, non sarà costretto a parlarle, credo. Quindi, direi che è un sollievo. Ok, buon per te. Ora non mi toccherà più fare tutti quegli straordinari. Quanto vorrei che si trasferisse da suo figlio e basta. Sei stronzo. Adachi sorride. A me piace stare da solo. È facile e mi permette di fare quello che voglio. Concordo. Ti do corda. Sei così freddo per essere un ragazzino, però credo che sia l'approccio più intelligente.
Non ci si può circondare di persone e dispiacersi per loro ogni volta che hanno un problema. Oh, apoteosi di Sterlino. Adachi sorride. Adachi sembra un po' triste. Senti di poter comprendere Adachi un po' meglio. Livello 6, così. Buffissimo. Il tuo potere va bene. Adachi, ecco dov'eri, incazzatissimo, sei nella merda, Adachi. Ah, Dojima-san. Ah, ci sei anche tu. Non stare qui a perdere tempo con i ragazzini del liceo. Andiamo. Sorry. Scusa se ti ho trattenuto. Va pure a casa. Hey, wait. Dojima-san? Un momento, Dojima-san. Just apologize for me? Ma si è scusato per me? We'll see ya. Dojima-san's waiting. Beh, ci vediamo. Dojima-san mi aspetta. Hai guardato Adachi allontanarsi per tornare al lavoro e ti sei avviato verso casa. Madonna, Adachi, quanto sei pigro. Welcome back. Grazie, Nanako. Le verze! Fatemi coltivare ste verze. Ok, andiamo a finire di leggere il libro. E leggiamolo malamente. 100 storie spettrali. Almeno lo finisco. Va bene, sì, questo l'ho letto, è finito di leggere. Il tuo coraggio migliorerà più in fretta facendo le pulizie in ospedale? Le pulizie in ospedale? Senpai. Senpai, sei libero oggi? Vuoi passare la giornata con Kanji? No, decido dopo. Ah sì? Beh, pensaci quando avrai tempo. Cosa vuoi fare dopo la scuola? Non ne ho la più pallida idea. Per oggi le lezioni sono finite, bla bla bla. Pulizia in ospedale, eh? Andiamo a informarci meglio. Dov'è la bacheca? Sei qua, bacheca. Vedi altro, lavapiatti, inserviente dell'ospedale. Accetti questo lavoro? Sì. Senti che la tua diligenza è sufficiente per lavorare in ospedale. Hai accettato di lavorare come inserviente in ospedale. Parti dalla fermata dell'autobus dell'area commerciale di mercoledì, giovedì o venerdì notte. Quale vuoi leggere? Va bene così. Smetti di guardare. Io così, per prendere lavoro basta soltanto guardare una insegna. Il mondo del Giappone. Bene, vediamo. Sì, tra l'altro c'era il fratellino di Saki. Oh, guardalo, sta ancora qua. Ehi, Yusan, hai bisogno? Ricordi di aver preso in prestito un fazzoletto da lui? Vuoi restituirgli il fazzoletto e parlargli? Restituisci il fazzoletto. Oh, questo è... Sarà semplicemente un... Potevi semplicemente buttarlo. Che tristezza. Era il fazzoletto di mia sorella. Mamma l'ha messo per sbaglio nella mia borsa. Non lo usa più nessuno, quindi... Sono certo che il fazzoletto sia felice di essere ancora utile a qualcuno. Hi. Grazie. Ti ha espresso la sua gratitudine. Grazie per cosa? No, è solo che mi ha fatto piacere. Era da un po' che non parlavo con qualcuno senza che l'atmosfera non diventasse subito pesante. Oh, I'm Naoki Konishi. Oh, mi chiamo Naoki Konishi. Il fratello di... Scusa se ho detto di odiarti la prima volta che ci siamo... Scusa se ho detto di odiarti la prima volta che ci siamo visti. Ah. Non ci ha dato peso. Thank God. Grazie al cielo. Naoki sembra sollevato. Hai fatto conoscenza con il fratello minore di Saki Konishi. Naoki Konishi. Naoki non sa come gestire la sua situazione complicata. Oh merda, No, aspetta, pausa.
Devo andare in bagno. Ho dimenticato il caffè sul fuoco. Devo salvare i gatti. No, no. Perché? Perché? Hai installato un nuovo legame. Ti odio, nuovo legame. L'ha appeso. Ti odio. Hai instaurato l'affinità sociale fratello di Saki. Cioè, piccolo spoiler, questo social link è ovviamente è indirizzato verso il fratello di Saki che vuole ritrovare la sua identità e vuole togliersi di mezzo dall'identità di fratello della persona morta. Quindi chiamarlo fratello di Saki, abbastanza stupido. Arcano Quest, adesso ottenere pieno, vabbè, bla bla bla. Scusate. Musica triste. L'altra volta a quella riunione ho messo tutti a disagio, vero? Dopo quell'episodio sono stato licenziato dall'associazione. Mi hanno detto di non andare più alle riunioni. Beh, non è stata certo colpa mia. Abbandonato, di nuovo. Se ti va, magari potremmo divertirci un po' insieme. Di solito puoi trovarmi al nostro negozio di alcolici all'inizio della settimana. Sto dando una mano lì. Beh, allora vado. Ma vai al diavolo. Ha salutato... Ah, scusa, sei ancora qui. Hai salutato Naoki e sei tornato a casa. Madonna, ok, vai, bentornato. Oggi andato a fare compere, il frigo è pieno di cose da mangiare. Ah già, ti è arrivato un pacco, è sul tavolo. Ah, vero, la spada mitica. Ricordi che oggi puoi lavorare come inserviente all'ospedale. Vuoi andare all'ospedale? Voglio andare a coltivare le verze. Beh, comunque, andiamo a lavorare all'ospedale. Area commerciale. Tra l'altro è molto rilassante la musichetta quando si è in città di notte. Che bell'ambiente. Qual è lavoro per un serviente dell'ospedale? Vuoi lavorare all'ospedale? Sì, voglio lavorare all'ospedale. Hai deciso di lavorare all'ospedale. In un corridoio dell'ospedale municipale di Naba. Pulisce lacrimenti i corridoi bui e silenziosi. Oh santo cielo. Credi di aver sentito qualcosa in fondo al corridoio. Decidi di far finta di nulla e continui la pulizia. La tua statistica di coraggio è aumentata. Dato che hai finito di leggere 100 storie spettrali, la cosa non ti turba affatto. Di nuovo coraggio. Che vuoi? Il tuo turno è finito. Torna a casa. Riesci a sentire stralci di conversazione tra il dottore e l'infermiera. Dopo il giro di controllo, la stanza vuota. Oh, stavi origliando? Oh, you're cute. You're the student who started working here today, right? Oh, che carino. Sei lo studente che ha iniziato a lavorare oggi, I'll vero? I'll show you something fun the next time you're here. La prossima volta ti faccio vedere una cosa divertente. I'll see you again. Ci vediamo presto. Oh mio Dio. Sono l'essere più buono, pulito, attraente e affascinante del mondo, o semplicemente sto in mezzo a delle zoccole. Hai finito il tuo lavoro e sei tornato a casa. Hai guadagnato 5.000 yen facendo le pulizie in ospedale. Ok. Oh, signore, di nuovo! Ciao, Yusan, ciao. Ah, Naoki adesso. Un po' di tempo libero oggi. Se ti va di fare qualcosa, mi trovi vicino al negozio di alcolici. Ci
ti mancavi solo te, Naoki. Naoko, Naoki. Naokoso. La stagione della pioggia è estenuante, scommetto che buona parte di voi non è nemmeno motivata a seguire le lezioni, eh? Ma devo dirvelo, continuate a impegnarvi e ne verrà fuori qualcosa di buono. Wow, ha detto qualcosa di stimolante. Cercate solo di non prendere le cose troppo seriamente. È stancante, intesi? Bene, facciamo una pausa. Ho un interessante quesito per voi. Vediamo. Yukun. Oh. Quale dei seguenti nomi appartiene a un fiume esistente? Anatra Zoppa. Finto fiume di Mahoney. In realtà sarebbe il Pispis. Hai dato la risposta che ritenevi corretta. Esatto, sembra che tu sia ufficialmente un ex ragazzo di città adesso. Non che abbia importanza. Comunque quel fiume è in Nicaragua e Pispis si pronuncia Pie Pie. È omonimo dell'alga che cresce nelle sue acque. È pieno di luoghi dai nomi bizzarri. Basti pensare a No Name Canyon in Colorado o alla città di Uncertain in Texas. Ma quale che sia il loro nome, resteranno per sempre lì. Non è fantastica la geografia? Lo dici te? Forse ho speso un po' troppo tempo per parlarvene. Spero me ne resti per coprire gli argomenti d'esame. Hai dato la risposta esatta. La tua statistica di conoscenza è aumentata. Benone. Per oggi le lezioni sono finite. Sto aspettando che Rhys si riprenda. Beh, a quanto pare dovrà aspettare abbastanza a lungo. Per oggi chiudiamo il video qui. Ovviamente qui dovrò aspettare che Rhys faccia il suo corso di terapia. Salviamo, perché sempre è cosa buona e giusta. Tra l'altro sto tenendo un solo salvataggio, quindi sono piuttosto sicuro di me. Missione fallita, ho solo ricordi orribili. Agire è molto più difficile che pianificare le cose a tavolino. Devo fare qualcosa, parlarle, qualsiasi cosa. Madonna, quanto sei stupido, ragazzo. Bene, appuntamento al prossimo video. Ciao.